Ed eccoci tornati, signori. Benvenuti, benvenuti, bentornati sul Club Pirata. Ciao amici miei, come state? E oggi, proprio per tenere le cose leggere, per un primo pomeriggio, sai, quello bello frizzante, no? Parliamo di una cosa che mi avete chiesto voi. In una live scorsa, un paio di live scorse. Mi stavo parlando di energia nucleare, della possibilità che sia verde, qualcuno di voi era scandalizzato dalla cosa. Allora ho detto, visto che poi la merda arriva soltanto addosso a me, ho detto, mo scaglio la merda addosso ai professionisti. E quindi ho invitato dei professionisti. Signore e signori, ecco a voi i professionisti che oggi ci accompagneranno in questo viaggio. Ciao professionisti, come andiamo? Marco Coletti ed Enrico D'Urso della fisica che non ti aspetti. Per chi non li conoscesse, sono un canale di divulgazione scientifica che tratta di fisica per l'appunto, e sono le persone più idonee indicate per parlarci di energia nucleare nei termini peggiori possibili, cioè parlandone bene. Comunque, ragazzi, allora parliamo di nucleare. Beccatevi voi gli insulti in questa sede. Bene, siamo qui per questo. Allora, io l'altra volta ho detto, loro stanno scrivendo qualche consiglio per superare fisica 1. Studiare. Studiare è la soluzione. Certo. Immaginarsi il problema, per me questo è fondamentale. Avere immaginazione funziona sempre, dai. Soprattutto in fisica Pagare e il chimica. professore. Magari, ah, dici corromperli. Non lo so, magari funziona. No, no, comunque, allora, stavo dicendo, ragazzi. Allora, parliamo di questa cosa. Il nucleare come energia verde. Sì o no? Pro e contro. È una cosa brutta il nucleare? E se è brutta, quanto è brutta? E se ha dei vantaggi, che vantaggi abbiamo? Chi vuole buttarsi in questo bel discorso, in questa bella, non lo so, gabbia nei leoni? E provo ad iniziare io. Enrico mi sembri Vai. il più... Ok. Vai. Allora, Questa cosicante. il Cuso sa che sbrodolo sempre con i discorsi, però cerchiamo di farli molto brevi. Non si deve fare un discorso del buono o è cattivo, ma bisogna fare un discorso del quali sono le tue scelte, sia delle scelte di cosa tu vuoi fare. Cioè, se tu vuoi avere il riscaldamento elettrico, l'auto elettrica, eccetera, eccetera, e come vuoi alimentare questa auto elettrica nel modo che sia più rispettoso dell'ambiente. Ed in base a come tu lo vuoi fare, prendi quello che la natura ti può dare, però senza sbrodolare. Cioè alle Svalbard, a nord della Norvegia, non fai l'energia solare. E nel Sahara non fai l'idroelettrico, ogni zona ha una sua caratteristica che puoi sfruttare e quindi ogni zona ha delle sue potenzialità. Se fossimo tutti la Norvegia, una cosa che mi piace sempre ripetere, non ci sarebbe bisogno assolutamente del nucleare, perché la Norvegia fa il 95% della sua elettricità con l'idroelettrico. Ed il restante 5% è un po' eolico, un pochettino Quindi vabbè, solare. giusto per tirare il punto della situazione, quindi cioè, ogni volta in cui possiamo effettivamente utilizzare l'energia pulita dell'ambiente, utilizzare l'idroelettrico, l'eolico, dipende dalla zona, ovviamente dipende dalla disponibilità, noi lo utilizziamo, perlomeno c'è un interesse anche economico nell'utilizzarlo, non ci sono le multinazionali cattive, stupide, nel senso che comunque ci sono degli interessi nell'utilizzare anche le energie verdi. Sono interessi importanti perché è un'energia gratis che è lì fuori e ci sta aspettando. Se siamo costretti a ricorrere a dei casi estremi di energia è perché probabilmente non ne abbiamo a disposizione. Cioè, per dire, ovviamente in Salento ne usiamo l'eolico e il Certo. solare, cioè, senza problemi. Ci sarebbero un po' più di problemi da qualche altra parte nell'usare lo stesso tipo di energia. Però anche qui non bisogna aumentare troppo, perché essere troppo dipendenti da un'unica fonte, che non sia idroelettrico, provoca dei grossi problemi. Perché parlando solamente del solare, se vogliamo andare con l'auto elettrica, in inverno è notorio che c'è meno sole, è palese. Quindi com'è che ricarichi la tua auto elettrica in inverno di notte?
non lo puoi fare con il solare, quindi devi trovare una fonte di energia alternativa che ti consenta di poter ricaricare la tua auto elettrica, perché se no, se facciamo tutte le rinnovabili per utilizzare l'auto a benzina, se no è inutile. Allora, qui c'è una frase molto bella, tra l'altro, una frase molto bella che non ha senso, però mi ha fatto ridere: quando è gratis il prodotto sei tu. Quindi, non tranquilli, lo so. Costano sempre queste energie, cioè, no, sì, ovviamente qualcuno ne paga, qualcuno ne paga. No, comunque, una domanda è interessante. Voi pensate, la chiede Siri02, voi pensate che in Italia sia possibile usare esclusivamente energia green? Che poi green, anche questo da vedere, però diciamo energia totalmente da fonti naturali, ecco. Quindi intendi imbrigliando il potere della natura senza, diciamo, avere alcuno scopo. Pensate che sia possibile in Italia? Oddio. Tosta. E più che altro bisogna capire la nostra tecnologia, quanto avanti, come ben messa è, no? Penso. Marco, Marco, stai dicendo qualcosa? Vabbè, ma è complicato, cioè, fare il... è ovvio che è complicato, per questo l'ho chiamato. Ma penso che al momento probabilmente sarebbe molto, molto complicato. Cioè, date le attuali performance che hanno questo tipo di tecnologia, le efficienze, le capacità di conversione... c'è ad esempio da considerare il fatto che quando prendi un pannello fotovoltaico, il pannello fotovoltaico ha una certa potenza che può erogare. Però bisogna considerare il fatto, come diceva, cioè come è abbastanza ovvio in realtà, diceva Enrico prima, ma è abbastanza ovvio, il pannello fotovoltaico non produrrà mai costantemente quella potenza. Certo. Uno, perché di notte non produce niente. O produce... Adesso avevo letto di pannelli fotovoltaici particolari che qualcosina riescono a recuperare di notte, ma non so esattamente, partendo da cosa, forse dal calore accumulato, non so. Anche perché il problema è sempre lo stesso, cioè molto spesso nella testa delle persone, cioè io produco un'energia, la conservo, non è così ma puoi farlo, no, lo puoi fare, però devi avere delle batterie, e le batterie a loro volta sono un problema... ecologico. Beh, sì, certo, voglia, cacchio, le batterie. No, ma anche la produzione stessa dei pannelli fotovoltaici o degli impianti eolici. No, comunque, dato che sto leggendo dei commenti, in realtà molti sono studiati sull'argomento, devo dire. Effettivamente sì, cioè, nel senso, il problema che abbiamo con le energie verdi, ripeto, vediamo cosa vuol dire verde, tra l'altro, però il problema che abbiamo con queste energie è che non sono, diciamo, ottimali come quanto ci piacerebbe. Cioè, non siamo in grado di coprire l'intero fabbisogno dell'umanità utilizzando soltanto quelle al momento. E si sta facendo passo alla volta, progressivamente, cioè stiamo andando sempre su un futuro, verso un futuro sempre più ottimizzato. In futuro magari riusciremo totalmente a farlo, al momento non abbiamo la possibilità, visto che dobbiamo ancora alimentare in qualche modo i nostri dispositivi, anche non soltanto per comodità, uno pensa al telefono, però magari ti serve per spostarti, per lavorare, per, insomma, comodità fino a una certa. Ma poi ci sono anche tutta una serie di attività industriali che sono tremendamente energivore. Beh, certo. L'alluminio. La lavorazione dell'alluminio. È definito anche elettricità allo stato solido. Tanta elettricità richiede per la sua produzione. Sì. Beh, l'alluminio è un materiale che ti consente di risparmiare molto dopo, però la sua fabbricazione ti richiede tantissima elettricità. Certo. Però anche per lo stoccaggio c'è la possibilità teorica di andare a solo energie green, ma non quella pratica, perché sembra anche che manchi materialmente il litio per fare tutte le batterie. Certo, cioè non abbiamo abbastanza litio per fare tutte le batterie che ci servirebbero. No, ma anche perché quando si parla di metalli in generale, ve lo dico dalla mia piccola esperienza di chimico, quando lavori con tipo reazioni chimiche in laboratorio con catalizzatori metallici, il problema che ti si presenta sempre è il costo del catalizzatore, perché è molto legato alla situazione socio-economica del pianeta.
anche semplicemente geografica. Ci sono dei metalli che sono difficili da produrre e che vengono prodotti soltanto in determinati paesi. Quindi la fluttuazione di quei metalli è devastante. Se tu metti su un'industria intera che si basa su un catalizzatore metallico per produrre una determinata cosa e di colpo questo catalizzatore sparisce o inizia a costare 5 volte tanto e già generalmente costano, cioè il problema si fa abbastanza tosto. Riguardo a una domanda che vi volevo fare, visto che comunque ci sono delle persone che lo chiedono, ma era palese, cioè io me lo aspettavo, lo sapete benissimo quali sono le domande, la domanda che sta arrivando, sì, lo sapete benissimo, dai. Ma la fusione, cioè la fusione a freddo, la famosa fusione allora, quello è il Cuso. Questo è il Cuso. Quella ci parla il Cuso. Eh no, perché questo, capito, sono anni e anni di roba. Io mi ricordo che faceva Beppe Grillo gli spettacoli tipo 13 anni fa, forse, era prima dei V-Day, no? In cui diceva, hanno fatto la fusione a freddo, non ce lo dicono, questa energia puoi alimentare con questo bicchiere un intero vicinato. E io da piccolo, certo, dicevo, oh mio Dio, ma questa cosa è pazzesca! Questi non ce lo dicono, perché anche io ci ho creduto, cioè, insomma, ero uno... non avevo ancora iniziato a studiare, se vuoi. No, vabbè, sì, però ero proprio all'inizio. Ecco, spieghiamo in breve su cosa si dovrebbe basare il principio e perché non è esattamente come ci viene raccontato. Giusto per mettere le mani in avanti, ragazzi. Allora, la fusione a freddo, di cui normalmente si parla nei Non ce lo dicono, sarebbe praticamente una particolare cella elettrochimica, e tu da chimico in teoria dovresti... Boh, non so, qualcosa... Esame di chimica generale 1. Ok. Quindi, sì. In cui uno degli elettrodi è un elettrodo fatto di palladio, che probabilmente è uno di quei metalli che dicevi prima. Assolutamente, assolutamente. A casaccio. Cioè. Poi, diciamo, un elettrodo che deve avere dimensioni, una forma molto particolare, molta superficie esposta, bla bla bla, dettagli tecnici. Diciamo poroso, generalmente, sì. Beh, inserire dettagli tecnici qui. praticamente, nella soluzione in cui viene immerso, l'idea è che il palladio accumuli idrogeno, che, a quanto ho appurato, è una cosa che fa, è un processo che fa, certo. E poi questo idrogeno accumulato, questi ioni idrogeno accumulati, una volta che diventano abbastanza numerosi, si fondono insieme, diventano elio, che se ne va perché è un gas estremamente volatile, sì, scappa via facilmente, ma il processo di fusione produce calore, produce una quantità extra di calore, quindi tu hai questa pila, questa cella elettrolitica, che produce il suo normale potenziale, diciamo, la sua normale potenza, ma ne produce un pochino in più. Il problema qual è? Allora, il primo è che è complicatissimo riuscire a replicare questo esperimento. Cioè, quando è uscita la notizia, parliamo della fine degli anni 80, l'89, ovviamente tutti ci si sono buttati a capofitto, perché sembrava una cosa veramente... interessante. Ci sono buttati a capofitto, hanno provato a replicare gli esperimenti e non ci sono riusciti. Forse qualcuno diceva di esserci riuscito. Allora gli autori originali, famosi, in effetti, Fleischmann e Pons, hanno detto: no, aspettate, abbiamo dimenticato di dirvi dei pezzi. E allora hanno specificato che l'elettrodo doveva avere certe forme, eccetera, eccetera. Allora ci hanno riprovato tutti, stessa cosa di prima, cioè i risultati non sono riproducibili, diciamo. E comunque, anche quando qualcuno riusciva a ottenere qualcosa, era comunque una minuzia. Cioè, col bicchiere non ci alimenti tutto il vicinato. È tanto se riesci a misurare l'eccesso di potenza, certo, prodotta. Certo. Cioè, proprio piccolo piccolo. E in più, il problema è che non si capiva perché il fenomeno dovesse avvenire. Perché le leggi, la termodinamica che noi usiamo, sì, ma anche i modelli fisici che usiamo adesso, che usiamo per descrivere le interazioni nucleari, non prevederebbero una cosa del genere. Quindi non si capisce, e se non sai come, perché un fenomeno funziona, è anche difficile ottimizzarlo. Certo, certo. Metti che dici, ok, so che funziona così, però fatto così la macchina non funziona bene, allora la faccio cos'ha
perché so che funziona così e la cosa funziona. Ma se le leggi attuali dicono quella cosa non funziona, è difficile ottimizzarlo. E a distanza di 89, 2019, 30 e rotti anni, siamo ancora qui che ne qualcuno discutiamo. Dice di esserci riuscito, ma non abbiamo ancora un reattore che produca una quantità significativa di energia. Mm-mm. Anche perché alcuni hanno provato a trovare spiegazioni alternative del perché qualcuno ci è riuscito, e le hanno anche trovate, e non riguardano la fusione nucleare però. Certo, Celtic Viking, benvenuto a bordo. No, comunque il discorso che stai facendo ci tengo molto, perché ovviamente questo ci racconta anche di come funziona la ricerca in generale, perché molto spesso ci arrivano delle notizie di lo scienziato ha fatto questa cosa e poi la scienza gli ha detto che non è vero. Cioè, ne abbiamo continuamente, io ho visto di recente un servizio di questo tizio che aveva inventato questo motore che consumava pochissimo, che faceva andare la macchina basato semplicemente su un semplice giochino proprio meccanico, però non avevano accettato le grandi industrie automobilistiche, quindi stava producendo lui questo motore per se stesso. Striker Compt, benvenuto a bordo. Comunque, ecco, però il problema è sempre quello. Cos'è questa comunità scientifica di cui tutti parlano, di cui si sente parlare? È sempre il discorso. In questo caso, ad esempio, no? Stiamo parlando di un processo che non è riproducibile. Che significa che se tu mi dici che è venuto, io non riesco a rifarlo, e lui non riesce a rifarlo, e lui non riesce a rifarlo, probabilmente abbiamo dei dubbi sul fatto che tu effettivamente sei riuscito a farlo. Non è che stiamo cercando di sabotarti, sarebbe bello, ci piacerebbe a tutti. Lo stesso discorso facciamo noi in chimica, sempre riguardo ai catalizzatori. Quando noi dobbiamo studiare un catalizzatore per una reazione, noi sappiamo, facciamo un test random, prendiamo dei catalizzatori a cazzo di cane, e così funziona. Generalmente ci abbiamo, non lo so, un centinaio di pozze di reazioni, dove in ognuna ci mettiamo lo stesso reagente, lo stesso solvente, e cambiamo soltanto il catalizzatore. Dopodiché facciamo avvenire la reazione a una certa temperatura e vediamo in quale la reazione ha avuto luogo, quella che ci interessa a noi. Poi iniziamo a studiare quel catalizzatore e vediamo perché ha avuto luogo, come possiamo modificare il catalizzatore perché funzioni meglio. L'obiettivo ovviamente è alzare la resa al 100%, ma per farlo dobbiamo capire al 100% che cazzo è successo là dentro. Cioè, non ci basta. Che cos'è questa roba? Non ci... Abbiamo passato i 40 minuti. Quindi. Ah, ecco. No, non ci basta, capito, dire, ma lui ha funzionato, basta. Cioè, non è così che funziona. E quindi niente, cioè, diciamo ragazzi che se ci sono delle tecnologie verdi come questa qua, delle tecnologie pazzesche, bellissime, che nessuno aveva notato fino ad ora, ben venga, cioè, ovviamente ci saranno un sacco di studi, però se non viene applicata al momento significa che evidentemente c'è qualcosa che non andava. L'informazione ci è arrivata alquanto distorta, o non l'abbiamo capita appieno, e poi è sempre quello il discorso. Ma diciamo, nel caso della fusione fredda... Sì, fate le domande, scusami. Mi ricordo più... scusami. No, stavo dicendo, ho visto qualcuno che scriveva, posso fare domande, fate. Non mi ricordo più se Fleischmann o Pons, lui era ancora vivo neanche tantissimi anni fa, peraltro collaborava con degli italiani. Cioè, nel campo della fusione fredda, a parte appunto Fleischmann e Pons, altri due nomi molto conosciuti sono quelli del professor Del Giudice e di Giuliano Preparata, che erano due... Del Giudice era un professore, Preparata era un ricercatore del CNR di Milano, mi pare, e loro ci hanno lavorato un sacco di anni, insieme a, adesso non mi ricordo più, mi pare Fleischmann, che era quello che dei due che... vissuto più a lungo, eppure non sono riusciti a costruire anche solo un prototipo. Sai, costruisci una macchina che dici continuamente produce energia, ne produce una quantità significativa, perché se mi produci uno zinzino io potrei anche dire magari ok, funziona, ma se non mi servi, non mi servi. Cioè, certo. Cioè, se mi costi un casino perché devo comunque costruire l'elettrodo di palladio e mi produci tanta energia così, Allora vi faccio delle domande che sono arrivate, alcune, a parte Meiko Midori, che chiede: ciao, mio padre lavora da 7 anni al Caradash, Francia, a Caradash, alla progettazione del reattore nucleare a fusione sperimentale, Tokamak,
ITER. Del progetto ITER, esatto. Mm. Lo conoscete, che ne pensate? Allora, qualche tempo fa, se non ti ricordi, ti avevo mandato un programma di ITER. Sì, sì, sì. Allora, e ti avevo anche mandato un articolo che del 2006, mm-hmm, quindi un articolo eonio, fa proprio di quando internet era appena nato, che diceva che ITER doveva entrare in funzione nel 2015, mi pare, o 2020, mm, e costare 5 miliardi. Sì. E oggi, il cronoprogramma di oggi è che lo accenderanno, proprio accendono con la chiavetta e fanno andare dentro il primo plasma, ma solamente funziona proprio così. Lo accendono, lo avviano. Esatto. Beh. E nel 2025 e costerà 20 miliardi. Oh, bello. Vabbè. Poi dopo, e dopo scopriremo. Poi dopo faranno, nel 2035 faranno la prima fusione deuterio-trizio. Ok. Nel 2040 iniziano la costruzione di Demo. Quindi direi che siamo arrivati. No? E 2060 finiscono gli studi su Demo. Quindi dal 2060 in poi, per i cronoprogrammi del 2019, potremmo iniziare a costruire delle centrali a fusione. Ok, quindi se l'umanità è sopravvissuta per allora, scopriremo se ha funzionato o meno. Questo è abbastanza. No, però... Allora ragazzi, sto leggendo molte domande in chat. Anch'io ne ho letta una interessante prima. Ah, ok. Vuoi rispondere a quella domanda? Perché più che altro stavo per dire... No, vabbè, dai, rispondi a quella domanda se hai visto una interessante. Lo voglio. Allora è una domanda di mezz'ora fa, ma me la sono tenuta. Oh, che bravo! Nox, ok. È rancoroso. È una domanda brutta. Allora, tra le varie considerazioni estrapolo queste due cose. Il certo. Problema sono le scorie, soprattutto gli eventuali incidenti, mm-hmm, e poi sotto dice che soprattutto si devono ridurre i consumi. Mm. Allora, rispondo prima alla seconda parte. Sembra strano, però il nucleare potrebbe sia aumentare i consumi, ma di energia elettrica, che diminuire i consumi di energia totale. Mi spiego meglio. Allora, non vi perdete. Vogliamo fare l'auto elettrica. Se poniamo che tutti cambiamo tutte le lampadine di casa con quelle LED, diminuiamo i consumi, eccetera, eccetera, macchine più efficienti, lavastoviglie più efficienti, eccetera, eccetera, diminuiamo i consumi. Mm. L'auto elettrica però è un consumo extra che non c'è oggi, quindi questo fa aumentare i consumi di energia elettrica. Noi però, producendo questa energia elettrica, produciamo anche, è notorio perché è un ciclo termico, del calore di scarto, con cui possiamo fare del teleriscaldamento. Mm-mm. Ed in Finlandia hanno iniziato il mese scorso gli studi di fattibilità per del teleriscaldamento nucleare, cioè con dei reattori modulari piccoli, 20, 30, 50 megawatt elettrici, fanno un po' di energia elettrica e il calore di scarto riscalda la città. Così che quello che oggi noi consumiamo come metano, oppure che è ancora il vecchio riscaldamento a gasolio, un domani potrebbe essere solamente del calore di scarto derivante da un piccolo SMR che quindi abbatte notevolmente i tuoi consumi di energia primaria. Wow, sta cosa è pazzesca. Non lo conoscevo. Quindi bellissimo. Tu non devi solamente pensare ai tuoi ad una riduzione to cure dei consumi, ma la riduzione è sistemica. Perché tu, facendo una cosa che da una parte aumenta, nel complesso diminuisce. Poi dopo parlava il problema delle scorie. Mm-hmm. Qui ci sarebbe da parlare un'ora. Però... sì. Allora, prima di parlare delle scorie, ecco, io... Okay, allora, giusto per riportare il punto, volevo dire a tutti quanti, avete fatto delle domande molto belle, però vorrei un secondo focalizzare le domande su un argomento specifico, così riusciamo a costruirci un discorso. Ah, okay. No, perché ho letto molte domande interessanti, sarebbe bello approfondirle, però sono tutte su argomenti molto diversi tra loro. The Electrical Snacket
Tamer, benvenuto a bordo. Non so che cazzo ho letto. Gente, gente con un nick facilissimo. Sì, secondo me loro scelgono dei nick complicati perché sanno della mia palese dislessia e quindi cercano di pungermi sul... Allora, ho letto ad esempio una domanda... No, vabbè, vabbè, siamo tutti amati nel disagio, ovviamente. No, comunque, tra le domande c'erano, ad esempio, molte riguardo a scorie, molte riguardo a pericoli sismici in Italia, a siti di smaltimento, ma dove li mettiamo in Italia, perché esistono già dei siti e quant'altro. Volevo far presente che in realtà, ovviamente, esiste in Italia e che nel momento in cui tu decidi di costruire, ad esempio, un impianto nucleare in Italia, devi fare degli studi preliminari in cui vedi tutte queste cose e alla fine scegli il posto perfetto, che è il più sicuro, quello deve essere sicuro al 100%, scegli una metodologia per lo smaltimento, per gli scarti, stesso vale per, ovviamente non costruisci una centrale nucleare in una zona sismica, anzi lo costruisci in una zona meno sismica assoluta, cioè non è complicato. Giappone. Ecco, vabbè, il Giappone non era brillante per costruire una, diciamo, in generale, però vabbè, diciamo che noi abbiamo ovviamente pochi esempi di, diciamo, di disastri ambientali successi a causa di nucleare, questi però sono bastati per far mettere tutti, insomma, per far spaventare tutti. Se pensiamo ad esempio a Chernobyl, se ne parla ancora, ora c'è stata la serie e tutto quanto, pensiamo al disastro di Chernobyl e ovviamente chiunque parte col presupposto, oh mio Dio, è la cosa peggiore del mondo ed è quello che farei anch'io. Non vi nascondo che io quando ero piccolo, quando ero più giovine, ho fatto la lotta contro il nucleare. Ricordo che all'epoca stavano facendo il referendum per insomma far approvare il nucleare in Italia. E io mi... Era 2011, se non ero, ma ce n'era stato uno precedente anche, all'epoca ero troppo piccolo. Fatti due, ma era nello... sì, ero decisamente troppo piccolo per partecipare a quel referendum, però io ricordo nel 2011, allora, quando fece questo referendum, io ero proprio in primissima linea contro il nucleare, perché avevo diverse paure, tra cui, ma i discorsi che facevo io erano, uno, ma in Italia abbiamo la mafia, poi sicuramente si appropriano dello smaltimento dei rifiuti nucleari e quindi diventa, e io ne ero convinto di questo, e due, c'è corruzione, c'è tutto quanto, non sappiamo che succede. Poi in realtà sono cresciuto e ho scoperto che le cose sono estremamente più complicate di come le facevo io da piccolo, pensavo che la mafia potesse in qualche modo intrufolarsi in queste cose, invece è così complicato anche mettere soltanto, toccarla una centrale nucleare una volta che viene costruita, che non, per una volta si può dire in quel caso non c'era pericolo. Certo, se proprio ti metti l'impegno e sei tanto stronzo e vivi proprio in una situazione di merda, cioè, c'è sempre la possibilità, però diciamo che è remota e corrisponderebbe alla possibilità che tu muoia a causa di un bicchiere d'acqua. Esiste la possibilità, però diciamo che ovviamente la devi prendere in considerazione per quel che è. Ti racconto una storiella molto bella su come è ultra regolamentato. Io ho fatto la tesi triennale a Trino, la centrale nucleare in provincia di Vercelli. Quindi sei proprio corrotto al 100%, tu non puoi parlare. Mio Dio, ma è proprio contaminato questo. Poi dopo io sono di Alessandria, quindi ho anche vicino fabbricazioni nucleari a Bosco Marengo, quindi hai voglia. Allora, da Trino dovevano mandare il combustibile esausto in Francia e nel Regno Unito per essere riprocessato. Cioè si separa plutonio. Un secondo solo, Just Xarkz, benvenuto a bordo, questo l'ha fatto apposta, sono... scusami, continua pure. Sì, doveva spostare il combustibile da Trino fino alla Francia o al Regno Unito. In un trasporto verso la Francia avevano mandato un cask, cioè un grosso cilindro dentro cui si mette il combustibile. Questo cilindro resiste agli urti, ti dà un'altissima protezione contro le radiazioni, infatti lo puoi anche toccare, ma non ricevi radiazioni tu. Okay. E poi e quindi dovevano mettere dentro tutto il combustibile. Solamente che non avevano dato, i francesi non avevano dato le planimetrie alla Sogin, cioè la società che gestisce il nucleare in Italia. La Sogin
aveva detto al ministero: ma noi, se non ci danno le planimetrie, non mettiamo il combustibile, perché se il nostro combustibile è troppo grosso o non c'è abbastanza gioco, poi lo rompiamo e qui è voglia i casini che succedono, cioè di carte bollate, eccetera, eccetera, di pulizia. Quindi loro hanno detto alla Francia: datemi le planimetrie che vogliamo sapere tutto. La Francia dice: no, è segreto di Stato, non ve le diamo. Dateci le planimetrie, non ve le diamo, segreto di Stato. Hanno dovuto chiamare il ministero a Roma, che ha chiamato il ministero a Parigi, che ha costretto la Reva a dare le planimetrie alla Sogin, e quindi hanno visto che erano tutti giusti con i giochi giusti. Però per dire, anche fra persone che parlano di nucleare, che fanno nucleare, non è che sono super regolamentati. Sì, sì, quindi sì. È... Ecco, questo è giusto per ribadire l'ovvio. Ovviamente stiamo parlando di una cosa talmente, talmente tanto sia pericolosa che, diciamo, seria. Anche banalmente complessa. Complessa, ovviamente. Cioè, stiamo comunque parlando... sì, molto complessa. E vabbè... Cioè, che fra Sogin e Dareva si bisticciavano per queste cose, cioè... Tu pensa, cioè, no, no, vabbè, quindi ragazzi, da quel punto di vista diciamo che siamo in una botte di ferro, se mai decidessimo di farlo sarebbe completamente diverso. Tra l'altro si somma a questo il fatto che la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ovviamente stiamo parlando di una tecnologia che, insomma, si è evoluta tantissimo e... Potresti abbassare leggermente il tuo microfono, certo, scusate. Perché è una tecnologia che si è evoluta tantissimo e che, insomma, non, al momento non corre pericoli di alcuna sorta. Ma io non se so poi consideri, scusami, no, non so, no, perché diavolo è, appena tocco il microfono mio mi cambia completamente tutti i volumi. Mio Dio, sto iniziando a odiare OBS. Ok, aspetta, così, aspetta, così va bene, così va bene. Mo non tocco più e vediamo se non cambia. Se cambia mi incazzo. Allora, dicevi, scusami. No, dicevo che peraltro la... Cioè, non è paradossale la cosa, però è curiosa che noi siamo una nazione denuclearizzata, perché abbiamo votato contro l'impiego dell'energia nucleare, ma siamo anche tra i maggiori esperti, se a livello mondiale, ma sicuramente a livello europeo. Cioè, noi le sappiamo costruire, le sappiamo gestire anche. No, diciamo che l'erba del vicino è sempre più verde, cioè nel senso, se possiamo accollare i rischi a qualcun altro, in generale siamo più felici, ecco. E questo almeno il ragionamento, perlomeno. Solo che poi i benefici se li beccano loro. Tipo i costi ridotti. Io vi assicuro che avendo vissuto in Francia e in Olanda, io ho visto quanto poco costa l'energia in Francia e Olanda, perché raga, stiamo parlando veramente di una differenza atroce, proprio centoni di differenza. Noi la paghiamo cara perché ci deve arrivare da là. Guarda, io l'anno scorso sono stato al CERN per gli Open Days. E avevo preso l'albergo non in Svizzera, ma in Francia, appena al di là del confine. E questo albergo aveva 6-7 colonnine Tesla per la ricarica delle auto. Ti giuro, gli svizzeri venivano con le loro Tesla lì a caricare le loro auto. Pensa tu. E fai conto che l'albergo non è che era... Cioè, quelli erano svizzeri che stavano all'albergo. Eh beh, certo. Cioè, passavano appena il confine per caricarsi l'auto. Quindi sicuramente i costi sono minimi. Shishkun scrive: oggi è il 1° aprile, dobbiamo credere che tutto ciò che state dicendo sia per prenderci in giro? Assolutamente sì. No, ragazzi, no. La Francia ci vende l'energia a prezzo d'oro che butterebbe in mare. No, infatti sì, tra l'altro, cioè è anche quello il discorso, ragazzi. Noi stiamo pagando dell'energia perché abbiamo paura in termini di sicurezza, ma non è che se succede qualcosa là noi stiamo a posto, perché è successo là, so cazzi, cioè, quindi tanto vale. Poi, questo è un bias percettivo, perché nel nucleare si vedono i danni dell'incidente. Sì. Mentre invece nel carbone o nel gas non vediamo i danni del normale utilizzo, cioè certo, li stiamo iniziando a vedere ora. Ecco, ma parliamo... Scusami.
e i danni del normale utilizzo sono molto maggiori nel carbone e nel gas che i danni dell'incidente. Quindi è questo il bias percettivo. E questo un po' a tutti i livelli, cioè non solo per gli effetti che la CO2 ha gioca nel ruolo del riscaldamento globale, ma anche banalmente a livello di inquinamento. Di danni all'uomo diretti, danni polmonari, eccetera. Ecco, e parliamo a questo punto di questo discorso, perché questo è in realtà il principale motivo per cui vi ho chiesto di venire, ed è quello che mi sta maggiormente a cuore, che è il discorso ambientale. Molto spesso non si percepisce quanto importante sia, non solo dal punto di vista economico, di vantaggio, tutte cose bellissime, ma dal punto di vista ambientale, della situazione socio-economica e climatica attuale, il nucleare. Perché noi l'energia la dobbiamo procurare da qualche parte, cioè la dobbiamo ottenere da qualche parte, e questa energia noi principalmente la continuiamo a ottenere dal carbone, non solo ovviamente, però, che non è esattamente una cosa green, anzi, diciamo che dato che il surriscaldamento globale al momento provocato, lo sappiamo, dal rilascio di gas a effetto serra, tra cui anidride carbonica, metano e quant'altro, anidride carbonica in questo caso in particolare, cazzo, il carbone ne rilascia tanto, ragazzi, tantissimo. Mentre per assurdo il nucleare non ne rilascia. Quindi se noi ci preoccupassimo, diciamo, dal punto di vista proprio della salvaguardia mondiale, quindi del cercare di ridimensionare questo effetto del surriscaldamento che noi abbiamo in qualche modo attivato e provocato, ecco, di colpo il nucleare risulterebbe particolarmente interessante. Ora, vi chiedo, potreste voi estendere questo discorso, che io soltanto ho messo le basi, perché ovviamente non sono documentato quanto voi, non è il mio settore, però potete confermare che le cose sono effettivamente così, io ho detto cazzate, e nel caso potreste, non so, darci degli esempi. Vado io? Vai, vai. Allora, questo è vero però anche leggermente falso, perché serve una piccola precisazione. Il cemento, la produzione di cemento produce CO2. Certo. Banalmente. Mm-mm. Quindi anche il nucleare di per sé, se tutta la filiera fosse fatta dall'estrazione all'arricchimento solamente tramite fonte nucleare o idroelettrico, avrebbe comunque una piccola produzione di CO2, che è quella del cemento per costruire la struttura, sì. Quindi il nucleare produce comunque una piccola porzione di CO2 e anche le rinnovabili, perché il cemento serve per qualsiasi cosa, per le fondamenta della pala eolica, per le fondamenta del pannello fotovoltaico, e quindi l'IPCC... Scusami un secondo, Peto Manelezzo, benvenuto a bordo. Vi chiedo scusa se vi interrompo, però ho messo praticamente una sorta di suono che interviene quando qualcuno si abbona. Tranquillo. Per potermene accorgere e poterlo ringraziare. Però se voi parlate sopra non vi si sente, quindi preferisco interrompervi. Jigman 88, benvenuto a bordo. Prego, scusami per l'interruzione. Tranquillo. E quindi il nucleare produce sempre una piccola porzione di CO2, ma come anche l'eolico. E l'eolico e il nucleare per il PCC, poi dopo se scrivete sulla nostra pagina vi diamo tutti i link di tutte le fonti di cui stiamo parlando. Ora. Basta che scrivete la fisica che non ti aspetti, vi esce su tutti i social, ragazzi. Il nucleare e l'eolico hanno le emissioni equivalenti inferiori, quelle più basse. Poi dopo c'è l'idroelettrico, il fotovoltaico, i biocombustibili, e poi dopo gas, olio e Mvergaini, benvenuto a bordo. Prego, scusa. Il nucleare servirebbe per anche non solo decarbonizzare il mondo, ma anche per togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera, perché è oramai palese, ma lo si sapeva già da qualche anno, che la lotta per gli 1,5 gradi è persa. Sì, decisamente. Quindi ora si va per i 2 gradi, perché non riusciremo mai a raggiungere le emissioni zero al 2030.
Anche se ti posso far notare che questa quarantena forzata ha però ci ha fatto avere un salto incredibile in avanti nella lotta contro il surriscaldamento globale. È una cosa surreale. Ci sarebbe quasi da pensare che sia tutto un piano, un piano di Greta Thunberg. E quindi il nucleare sarebbe una fonte, avendo queste emissioni così basse, per riuscire a togliere la CO2 dall'atmosfera e quindi consentire di ritornare ai livelli di CO2 pre-industrializzazione o almeno a scendere sotto i 350, non dico ai 280, però almeno a 350. Spartan Ryres, benvenuto a bordo. Sì, quello che hai detto è giustissimo, cioè nel senso che la lotta ormai per rallentare così tanto come ci eravamo... Van Helsing, benvenuto a bordo. Così tanto come ci eravamo proposti, insomma, è fallita. Non siamo in grado al momento di rallentare così tanto la crescita in termini di emissioni che abbiamo provocato e indotto. E quindi come per il coronavirus, anche quella per il riscaldamento climatico è una maratona. Quindi non ha senso dire... Facciamo questo perché è più veloce. Facciamo una cosa che ci dia tempo per tornare ai livelli preindustriali con una programmazione. Sì, non possiamo ragionare con l'idea di mettere toppe in continuazione. Bisogna anche trovare un modo per ricucire tutto in modo abbastanza definitivo, anche se potrebbe volerci del tempo. Allora, ringrazio Matto360 per essere salito a bordo. Mi fai ricordare un discorso che ha fatto proprio, mi sa che era non l'ultimo video, ma il video precedente di Shy di Breaking Italy, riguardo al fatto che effettivamente bisognerebbe prendere delle decisioni non per dare qualcosa sull'immediato, ma per prevenire, diciamo, i problemi. Non è molto popolare, perché ovviamente dal punto di vista politico dire io sto facendo questa cosa così che fra, non lo so, 20 anni spendo soldi ora, soldi ora, ma fra 50 anni vedrai, non ripaga dal punto di vista politico. C'è bisogno di dire ti metto in tasca ora questi soldi, altrimenti non funziona. Però adesso, ragazzi, stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di clima, di surriscaldamento globale, e noi siamo sull'orlo della sesta grande estinzione di massa. Se non prendiamo subito delle precauzioni per quello che succederà fra non sappiamo quanto, speriamo il più tardi possibile, speriamo mai, ecco, quel mai arriverà e si sta progressivamente anticipando. E quindi niente, per assurdo, anche se io ero molto... Un podcast con Shy? Vabbè, ma insomma, al momento mi sembra anche abbastanza improbabile per motivi proprio logistici. Però, no, ti stavo dicendo, però bisogna iniziare anche a prendere in considerazione queste tecnologie che prima non ci piacevano, perché prima mettevamo sulla stessa bilancia la scoria con l'anidride carbonica. E noi sceglievamo se era peggio secondo noi la scoria o l'anidride carbonica. Al momento il piatto sta pendendo mostruosamente sulla anidride carbonica. La cosa peggiore che noi possiamo produrre al momento è indubbiamente l'anidride carbonica. Ora, le scorie ci sono, le scorie non piacciono a nessuno, ovviamente sono una cosa brutta, però possiamo contenerla. E comunque, a prescindere, non è anidride carbonica, torniamo sempre sullo stesso punto, non provoca effetto serra perlomeno, e non è brutta questa cosa. E provo a farti una domanda, Barba. Dimmi. Per te, una famiglia normale di tre persone, quanto combustibile nucleare utilizzerebbe in un anno? Per te, fai una stima. Combustibile un metro cubo, nucleare? Un centimetro cubo, e che quindi si trasformerebbe in scorie. Bah, io penso, considerando quanto poco ne serve per alimentare una centrale nucleare in un anno, io penso una briciola, probabilmente. Un po' più di una briciola, è il gommino di una matita. Di una matita. Quello lì che c'è il gommino sopra le matite, quello è un pellet, ed un pellet è il consumo di una famiglia per un anno. Quindi dovreste poi mettere il bilancio, cioè comunque se mettiamo sulla bilancia adesso possiamo già capire che insomma c'è una considerazione proprio tecnica diversa da questo punto. Sì, perché quello è quello che ti dà l'idea delle scorie.
perché uno pensa produciamo score. Sì, sono score, sono pericolose, ma devi anche guardare la quantità. Quindi, per esempio, prima facevi la domanda alla mafia, la mafia prende le scorie. Sì, ma un conto è vigilare, mettere una guardia attorno ad un metro cubo di scorie. Un altro è mettere una guardia attorno ad 1 milione di metri cubi di rifiuti industriali. E l'Italia ne produce 130 milioni all'anno di metri cubi. Ecco. Quindi, no, tonnellate, scusa. E quindi è tutta un'altra gestione. Quindi bisogna mettere le cose nell'ottica giusta, perché non devi guardare solo la pericolosità specifica, ma anche le quantità totali. E sono quelle che ti dicono poi la pericolosità com'è, di una risorsa o di un'altra. Ci chiedono se esiste un modo per rigenerare le scorie. Non penso. Più che rigenerarle, usarle di nuovo. Si potrebbe riusare le scorie? Bisogna usare reattori diversi. Però. Ah, ok. Perché si possono utilizzare o gli FBR, che riutilizzano tutte le scorie, oppure il normale riprocessamento, che ne riutilizza una piccola parte delle scorie. Mm-mm. No, sì, comunque c'è questa cosa da considerare, perché quindi, ragazzi, cioè proprio se la mettete sul piatto della bilancia in questi termini, cioè vi rendete conto che, ragazzi, la fusione nucleare ne abbiamo già parlato e non è realizzabile per il momento. Poi ci quando vuole un po'. I video, le live, come sempre, le ricaricherò a distanza di, non so, una settimana, mo vediamo, 10 giorni sul canale YouTube Club Pirata. Quindi, o potete rivederla dopo quando finisce e potete sentirvi questo pezzo. Però sì, insomma, sogniamo la fusione, la sogniamo, ci speriamo, vedremo. Però al momento non è realizzabile. E per quanto riguarda, io avevo un'altra convinzione. Ikiru, benvenuto a bordo. Io avevo un'altra convinzione e te l'ho esposta, Enrico. Ti ricordi? La mia convinzione era, purtroppo, il treno per il nucleare è ormai passato. E tu sei riuscito a farmi cambiare idea. Perché io avevo questa idea, non mi vergogno di dirlo, perché insomma sbagliamo tutti. Io sbaglio spesso, nessun problema nell'ammetterlo. Io ero convinto che non ci fossero, da un punto di vista proprio dei vantaggi economici, proprio valutati scientificamente, i vantaggi al momento di riswitchare nel nucleare o di pensare di costruirne una in Italia, perché ormai la tecnologia nucleare era passata. E tu mi hai detto delle cose e mi hai convinto del contrario, quindi perché non le condividi con le altre persone? Perché è interessante. Allora, una delle questioni è quella di cui avevo parlato 5 minuti fa, cioè della ricattura della CO2. Perché? La ricattura, non l'avevo spiegato bene prima, non è solamente mettere in una bombola, perché una bombola ha una densità molto bassa di carbonio. Tu devi riscindere la CO2 in carbonio ed ossigeno. E questa riscissione ha un costo energetico molto maggiore di quello che tu avevi estratto in precedenza, quindi ti servono quantità di energia ancora maggiori. Quindi da ciò è una maratona questa che stiamo facendo. Quindi l'iniziare ora, anche se diciamo che fra 15 anni avremo la centrale nucleare, fra 15 anni l'avremo e fra 15 anni potremo iniziare a ricatturare la CO2 che abbiamo messo dentro l'atmosfera, perché intanto il riscaldamento globale non è che il 2030 arriviamo di botto agli 1,5 gradi centigradi o nel 2050 arriviamo ai 3, è sempre un processo molto lento. Certo. E abbiamo ancora tempo per invertirlo. Poi okay. Dopo, fra le altre questioni, c'è che abbiamo un'altissima tecnologia in Italia, altissime competenze. Per esempio, sempre quando ero a Trino, avevo conosciuto una neolaureata al Politecnico di Torino. E lei era l'unica che non era già stata assunta il giorno dopo la laurea dalla Reva. Ok. Perché aveva avuto una figlia, quindi era un attimo bloccata in Italia. Poi dopo non l'ho più sentita, però penso che oramai si sia anche lei trasferita in Francia, che sia stata adottata dai Mangiarane.
Vabbè. E quindi queste sono le principali motivazioni a favore. Poi anche c'è... Aspetta, ti faccio una piccola interruzione perché ho letto che sta tornando una domanda costantemente, quindi preferirei affrontarla, riguardo a ma l'acqua contaminata non si conta? Perché c'è una convinzione ancora, per via dei Simpson probabilmente, che a fianco alla centrale nucleare i mari siano inquinati di plutonio e uranio. Cioè, è quello il discorso, ragazzi. L'unico scarto è la scoria. L'acqua non viene. Ovviamente, l'acqua viene utilizzata per il raffreddamento, però non l'acqua è utilizzata per il raffreddamento. Però anche qui è come una termosifone. Tu l'aria della tua stanza viene scaldata dal termosifone, ma tu non tocchi direttamente il fuoco che c'è dentro la caldaia, ma passa per un ciclo chiuso che poi ti scalda la tua stanza. Certo, certo. E quello è la stessa cosa. C'è la reazione, c'è un ciclo chiuso, poi dopo c'è un altro ciclo chiuso che va fino... Scusami, continua a parlare. C'è il gatto che sta raschiando contro la porta perché vuole uscire. È assurdo. Continua a parlare, arrivo subito. E c'è un altro ciclo chiuso che va verso la turbina e poi un altro ciclo chiuso che va verso la fonte fredda, che è il fiume, il mare, eccetera, eccetera. E sono tutti sistemi idraulici separati gli uni dagli altri, che non vengono mai in contatto. Ci sono sì rilasci, quindi parlando in assoluto, anch'io sono radioattivo, anche Barba è radioattivo, il Cuso non lo so, penso anche lui che sia radioattivo. Mi sono contaminato l'altro ieri. perché abbiamo carbonio 14, potassio 40 dentro il nostro corpo. Però il dire che lo siamo non vuol dire che lo siamo a livelli pericolosi, quindi anche lì bisogna vedere i livelli di contaminazione che ci possono essere, ma sono assolutamente trascurabili. Io leggo: in Giappone so che si vuole buttare le scorie nei mari, ciò potrà causare danni. Perché queste sono lo so, però queste sono tipo quelle cose che tornano sempre. Io ci tengo a mettere i puntini sulle i qui, perché il problema è che c'è proprio una serie di informazioni che vengono accatastate e si genera panico e paura, me ne rendo conto, perché è quello che provavo anche io. Poi bisogna... Carbonara Player, benvenuto a bordo, è bellissimo nome, bellissimo. Prego, prego. In merito a questo argomento, lui aveva citato questa cosa dell'acqua di Fukushima in mare. Sì. Gli ho mandato una mail con un post che poi avrei pubblicato il giorno dopo in pagina e ha rifatto la puntata il giorno dopo citando proprio il post e tutti i dati che poi ho messo. Vi ha citato anche Shai stesso, a proposito di Shai, sta tornando sempre. È lui. Ah, sì, scusa. E dandoti delle rompiballe. Pignolo. No, rompiballe. Vabbè. No, però è vero, perché l'acqua di Fukushima, cioè l'acqua che si sta utilizzando, che poi non so se alla fine hanno autorizzato lo sversamento. Non ancora. È vero che è contaminata di trizio, ma a livelli minimi, cioè... Sì, nel senso, una volta dispersa in mare, amen. Cioè, sì, il mare anche lui è radioattivo. Ecco, però no, spieghiamo questo, perché per chi non conosce cosa significa reattività, la parola radioattivo ricorda i Simpson, e non stiamo parlando di questo. In natura la radioattività è normale, ragazzi. Poi Non è che il materiale combustibile noi lo produciamo da chissà dove. L'uranio lo estraiamo dal sottosuolo, cioè, per ora. Poi magari l'uranio è nell'acqua di mare. È ovunque. Molto diffuso. Sì, ma poi se non è uranio può essere altro. Sì, ma si creano quelle confusioni, tipo quando di recente che ho parlato un sacco di chi diceva il virus bioingegnerizzato, facendolo passare questo termine come se fosse una cosa surreale, una cosa terribile, è una cosa normalissima, cioè
dire bioingegnerizzato forse no, ingegnerizzato, però voglio dire lavorare per la mutazione, per studiare in laboratorio come funziona un virus, abbiamo creato un sacco di nuova tecnologia studiando e capendo i virus, però per chi, a chi spieghi ma il virus abbiamo lavorato in laboratorio, ci abbiamo fatto dei brevetti eccetera, sembra che tu abbia fatto una cosa super segreta e super cattiva. Vedi ciò che è successo settimana scorsa, insomma. Tra l'altro, e sono molto curioso di sapere, sempre parlando di virus, cosa succederà ad esempio in futuro, perché noi stiamo pensando di usare i virus al posto degli antibatterici, quindi c'è la possibilità che in futuro a voi vengano fatte delle iniezioni con un virus che è un batteriofago, quindi non attacca le cellule umane, attacca solo quelle del batterio che probabilmente vi ha causato l'infezione, uccidendo soltanto quelle. Però voglio vedere come la tratterà la stampa. Questo è uno studio che sta venendo fatto da ormai, non lo so, saranno una decina di anni, proprio perché volevano essere sicuri di tutto quanto. Sì, voglio vedere come tratterà la stampa l'argomento, se scriveranno, ci iniettano i virus nel sangue, perché con la scusa, il discorso è bello lungo, ma stiamo parlando di virus che non sono assolutamente nocivi all'uomo, al momento ne abbiamo milioni addosso, stiamo semplicemente selezionando quelli che potrebbero uccidere i batteri che ci causano problemi, e soprattutto evitando di usare antibiotici che stanno facendo evolvere i batteri in super batteri indistruttibili, che in futuro ci faranno morire con un taglietto se non li fermiamo. L'immunità si sta diffondendo sul pianeta, ecco. Ma è appunto questo il problema, dire cose vere in modo esagerato che poi ti fa venire paure. Ma per quello, capito? Quando si parla di radioattività, ormai ho capito, ingegneria genetica, tutte queste qua, bisogna sempre mettere le mani in avanti e spiegare, ragazzi, non stiamo parlando di di fantascienza, astrofisica, vabbè, ci mancherebbe. Comunque, ecco, un'altra domanda che viene spesso fatta, e ora leggo che me l'ha fatta Cato Italia. Barbascura, se riescono a costruire una centrale nucleare in 15 anni, io sono Babbo Natale, ci vogliono 30 anni per costruire una strada. Però in Cina ce ne mettono 5, 6. Cioè. Ah? In Giappone, se andate a vedere la centrale di Onagawa, il 2 e il 3, l'1 non mi ricordo, perché una centrale da 3 reattori, l'hanno costruita in 3 anni. In 3 anni? Quindi, okay. Sì, in Italia buona parte del lavoro sarà convincere la gente a ricominciare, cioè a riaccettarle. Quindi perché è quello il tempo che perdi. Quella è una grossa perdita di tempo. Se consideri che, almeno a quanto ne so, nessun partito politico, quelli al vagamente momento rappresentativi, al momento ne parla. No, ma nessuno. Non lo prendi nemmeno in considerazione. Sto leggendo, noi non siamo il Giappone, e avete ragione, cioè nel senso che ovviamente noi siamo sempre più lenti, però nel momento in cui si parla di nucleare io penso che ci siano degli interessi. Allora, raramente mi sono trovato a pentirmi di non aver dato ascolto a Berlusconi. Attenzione cosa sto per dire, però il nucleare lo voleva... E noi che pensavamo che il nucleare avrebbe fatto perdere iscritti a Barbascura, invece ci pensano solo. È Berlusconi. Allora, il nucleare, io lo ricordo bene, questa è una storia di, non lo so, di plot twist, di cose incredibili. Il nucleare lo voleva Berlusconi in Italia, la sinistra invece si opponeva. E io, che ne avevo paura, dicevo, e quindi mi sono opposto. Però me lo ricordo bene, una cosa giusta la stava per fare. E quindi, cioè, voglio dire, secondo me, al momento, per assurdo, potrebbe addirittura risultare un argomento conciliante. Lo so che non esiste un argomento conciliante in politica, perché anche se tu mi stai parlando di pace nel mondo, se la stai dicendo tu, io sono contro. A prescindere. Però per assurdo questo è un argomento che potrebbe interessare sia la destra, che ne ha fatto un cavallo di battaglia all'epoca, che alla sinistra, che diciamo ha a cuore il green. Non me ne frega niente chi si mette trasversale, sì. Non me ne frega niente poi chi se lo mette il cappello e dice l'ho fatta io. Se lo riusciamo a fare, ben venga. Ma ti dirò di più. Perché tu avevi detto che era Berlusconi che aveva iniziato a riparlare del nucleare in Italia. Ho trovato qualche anno fa una notizia
secondo cui erano stati D'Alema e Bersani 2 anni prima ad aver fatto un memorandum of understanding, cioè quei preaccordi di fattibilità, eccetera, eccetera. Non mi ricordo più, mi pare con la Westinghouse, per vedere di riportare il nucleare in Italia. Poi dopo ne ha parlato Berlusconi e D'Alema e Bersani, no, noi sempre contro il nucleare. Quindi anche quello è il problema. Ma perché quelle sono delle battaglie di bandiera, cioè molto spesso devi prenderle come partito preso per tenerti buono il tuo, la tua fetta elettorale. Walter Lagangia, benvenuto a bordo. Anche qua bel nome, cavolo. Cioè, voglio dire, è sempre quello, non è popolare parlare di nucleare. Se tu parli bene del nucleare, attenzione, cioè se sei un politico perdi voti, non importa la logica, non importa se, no, non importa niente, perdi voti, è una questione culturale. Sì, ma poi devi anche considerare che i due grandi incidenti nucleari, Chernobyl e Fukushima, peraltro Fukushima è avvenuto poco prima che effettivamente si facesse il referendum del 2011, quindi figurati, esito scontatissimo, sono avvenuti poco tempo fa, cioè siamo ancora tutti in giro quelli che l'hanno vissuto. Vabbè, noi in Italia l'abbiamo vissuto molto meno che in altri paesi, però l'abbiamo visto. Cioè, io avevo 9 anni quando c'è stato Chernobyl e vabbè, a me ha colpito poco, nel senso che da bambino non potevo andare troppo fuori a giocare nei prati e non si potevano mangiare le verdure, cosa che non mi aveva colpito affatto. Ma c'erano i nostri genitori, c'erano... E chi invece è più giovane si è beccato Fukushima. Sono passati 9 anni. Coburg, benvenuto a bordo. Ho visto moltissime domande. Ragazzi, ovviamente non solo perplessità, ma anche le domande sono tante. Non tutte, personalmente, credo che siamo in grado di rispondere. Tipo, l'Europa cosa ne pensa riguardo... Vi ricordo che l'Europa non esiste, esiste un insieme di, anche in Europa, partiti, ognuno la pensa diversamente, c'è il partito pro, il partito contro, tenete però presente che la maggior parte degli altri paesi ce l'ha il nucleare e quindi penso che siano abbastanza pro, anche se dobbiamo parlare anche di questo, dobbiamo parlare del fatto che molti stanno chiudendo il nucleare, stanno passando al carbone, adesso ne parliamo, che è un'altra storia molto triste della storia umana. Però vabbè, stavo parlando, leggevo anche ancora la domanda, ma dove le costruireste le centrali nucleari in Italia? Ovviamente, ripeto, come ho detto all'inizio, noi non è che lo sappiamo, si fanno degli studi su tutto, sul piano nazionale, si sceglie un posto, come sempre è stato fatto nelle altre nazioni, un posto che è isolato, che ha determinati standard di sicurezza, che non ha pericoli ambientali, che non corre il rischio di quant'altro, in Molise suggeriscono. Molise, però come sì, la recuperiamo l'energia da un posto che non esiste? Un'ottima idea, no, peccato che non esista. Comunque, cioè se uno volesse sapere i siti papabili, si potrebbe riprendere il PUN, piano unico nucleare dell'80, e lì aveva designato una decina di siti in tutta Italia per il nucleare. Anche lì sarebbe divertente, perché vedere tipo chi si becca la centrale a fianco sicuramente si oppone a prescindere, perché è una centrale nucleare. Però... E siccome non è che può essere così tanto lontana la centrale, sì. Quanto isolata la fai? Tipo io ad Amsterdam ne avevo una vicino e un'altra era vicino Cronenberg. No, che Cronenberg, come si chiama? Non mi ricordo più, vabbè, un nome del genere. Cronenberg penso che sia il regista. Borsell e Donneward. Ah? Borsell è quella accesa, Donneward è quella chiusa. Ok, e forse è una spenta, dopo... sono andato io. Non mi ricordo. E Donneward è quella chiusa, poi okay. Dopo ci sono i reattori di ricerca, mi pare che sia Pallas, quello che produce i radioisotopi per la medicina. Barbascura, tu stai studiando per la magistrale, io c'ho un dottorato, al massimo tu devi studiare con me, faccio.
Come ti permetti? No, comunque scherzi a parte. Ovviamente altri scrivevano di nuovo, preferirei mille volte le rinnovabili al nucleare. Lo preferiremmo tutti. E come stavamo spiegando prima, l'idea è di passare a un certo punto della nostra vita come esseri umani al totale uso del rinnovabili. Al momento non possiamo, quindi dovendo scegliere da cosa prendere la nostra energia, dobbiamo scegliere sostanzialmente i metodi convenzionali. Però... ecco, parliamo. Coal is very cheap, hanno scritto. Visto che siamo ancora in argomento, sì, c'è sì, una domanda di VJRZ. Quante centrali nucleari servirebbero per renderci indipendenti a livello energetico? Questo è interessante, in effetti. È in base a cosa vuoi fare. Cioè, perché non puoi dare una domanda. Vuoi il riscaldamento elettrico? Vuoi oppure lo vuoi elettrico, lo vuoi con il teleriscaldamento, con i reattori modulari? Vuoi la macchina elettrica? E puoi dire, ci servirebbero una, come la Francia, almeno una cinquantina di reattori suddivisi in una decina di siti. Questa è la domanda per essere ad emissioni zero, perché indipendenti non puoi essere, perché comunque abbiamo le rinnovabili. Quindi non è che copri tutto con il nucleare, perché fin quando le hai, le usi. Però per togliere i combustibili fossili e metterli con il nucleare, una cinquantina di reattori e hai l'auto elettrica, il riscaldamento, eccetera, eccetera. E quindi cioè, sono domande troppo generiche per dargli una risposta diretta, certa. Certo, c'era anche Lupo Strafatto, che complimenti anche tu per il nome, che ha chiesto diverse volte, ma la probabilità di incidenti in una centrale nucleare si è ridotta negli ultimi decenni? Penso che la risposta sia ovviamente sì. Sì, gli impianti i sistemi di sicurezza sono diventati sempre più avanzati, si è cercato di renderli sempre più passivi, nel senso che non abbiano bisogno di qualcuno che pigi il bottone per farli partire. Quindi sì, no? il grado di sicurezza è aumentato considerevolmente, e le centrali più vecchie che sono rimaste ancora in funzione sono state pian piano aggiornate, perché anche quella è una parte necessaria. Ovvio che non è che uno costruisce una centrale 30 anni fa e poi la lascia lì e spera che non succeda niente, no, vengono continuamente ammodernate per mantenere gli standard di sicurezza. Certo, diciamo che in realtà sono una delle cose più sicure al momento che esistono come tecnologia. Ovviamente quando succede il danno è talmente plateale che immediatamente... è perché è talmente raro, è come quando cade un aereo. Brutto da dire, però... abbiamo 1 milione di aerei prima del coronavirus in volo ogni momento. Ora sono, non so, 100.000. Adesso sono 2 e non trasportano nessuno. Però quando cade un aereo ogni 6 mesi è titoli per giornali per un mese. E quello è il punto. Mentre poi incidenti più comuni come quelli automobilistici fanno meno notizia. Beh, certo. Magari anche se fanno più morti. Certo, è ovvio. Spargono solo le scie chimiche. sì, per quello li devono far volare. Se no... non giriamoci intorno, il vero problema del nucleare è che quando va male, va male. Per un casino di tempo... Sì, ma siamo d'accordo, ragazzi. Però ecco, il discorso è il nucleare è ovunque... voglio dire, se va male ovunque, il problema è il nucleare quando va male, va male. Il carbone quando va bene, va male. Ecco. Quindi... ecco, allora riallacciamoci al discorso che stavamo facendo. Stanno chiudendo in molte nazioni al mondo, stanno iniziando a chiudere le centrali nucleari per far spazio al carbone. Per quale ragione lo stanno facendo? È per ragioni ambientali? Lascio che siate voi a rispondere. Così non me ne assumo la responsabilità. E il fatto è che se tu chiudi una centrale nucleare, ammettiamo che tu abbia una qualche motivazione per chiudere una centrale nucleare, il problema della centrale nucleare, problema, sì, mettiamo, da questo punto di vista è un problema, la centrale nucleare è
una fonte di energia enorme, cioè produce tantissima energia in funzione, in proporzione alle sue dimensioni. Anche prima avevo visto una domanda che adesso è nascosta in cima, è sparita da tutte le parti. Si diceva, quando si parlava del cemento necessario, della CO2 prodotta per il cemento di una centrale, e la si confrontava, diceva, ma una pala eolica ne ha bisogno di meno. È vero, una pala eolica, ma quante decine di pale eoliche servono, forse centinaia? Tra l'altro servono. Non si considera mai, ma lo smaltimento della pala eolica, ne vogliamo parlare? E quello dei pannelli fotovoltaici? O quello dei pannelli fotovoltaici, cioè a livello di scorie sono, della pala eolica. Non sono totalmente green. Cioè, voglio dire, raga, cioè, noi ovviamente siamo totalmente a favore del nucleare. Ricordiamo che si pronuncia nucleare. Noi siamo tutti a favore del delle energie green, quanto rinnovabili, ecco. Certo. Però non dobbiamo sempre dare questo valore indiscusso, cioè parliamo di scorie, cazzo, le scorie ce l'hanno tutte le forme di energia, certo. Anche quelle. Il problema è queste scorie sono facili da gestire, come nel caso del nucleare o delle pale eoliche, comunque che sono materiali solidi, o sono difficili perché CO2, metano, altri gas serra o altri gas tossici che vengono rilasciati nell'atmosfera, quindi sono più complicati da gestire perché sono dappertutto, vanno dappertutto. Però se tu chiudi una centrale nucleare, quindi chiudi una fonte di energia estremamente efficiente, la devi sostituire con qualcosa. Perché non è che chiudi la centrale e contestualmente abbassi i consumi dell'equivalente. E il problema è che devi trovare un'alternativa, e l'alternativa più semplice, anche più veloce da implementare e più comoda, è il carbone. Certo. Quindi in Germania, la Germania vuole fare il phase out, chiudere tutte le centrali nucleari, ma questo al momento la costringe a passare al carbone. Ecco. Perché l'alternativa sarebbe costruire magari spianate di pannelli fotovoltaici, ma occupano posto, bisogna trovare dove metterli. A prescindere dalle batterie. Q9C9 scrive un commento abbastanza arrabbiato: una centrale nucleare ha una vita di 50 anni massimo, ma di cosa stiamo parlando? È un pannello fotovoltaico di 12. Dove andiamo? Scusami. Il discorso è sempre quello, perché si tende sempre a fare questo è bello bello bello, questo è brutto brutto brutto, tutti hanno dei vantaggi, tutti hanno degli svantaggi, dobbiamo mettere tutto quanto sui piattini delle bilance, dobbiamo valutare qual è la cosa a cui vogliamo dare priorità al momento. Vogliamo dare priorità al prezzo dell'energia, vogliamo dare priorità dall'origine dell'energia, vogliamo dare priorità alla scoria o al cambiamento climatico? Qual è quello che secondo voi è... Cioè, io parlo personalmente, continuo a ribadirlo, per me quello che fa pendere il piatto della bilancia maggiormente al momento è il cambiamento climatico, sono le emissioni. Poi, quindi, a volte se ne fa una questione di economicità, di costo dell'energia, sì. Però a un certo punto uno deve anche mettersi l'anima in pace e sapere che non esiste una fonte di energia gratuita. E il nostro obiettivo è togliere di mezzo la CO2, cioè... Vedi, ad esempio, a parte che però Davide Esposito, penso, sì. Scrive, per me è la sicurezza quello che fa pendere il piatto della bilancia. Anche in questo caso nessuno ti dice che, cioè, come ripetiamo, come abbiamo già detto, centrale a carbone, centrale nucleare, ancora una volta il piatto tende sul carbone, nel senso che causa più problemi di sicurezza che non il nucleare. Però l'impressione è che l'esplosione sia alla portata di mano con una centrale nucleare. E quindi niente. Ovviamente non ha nulla di scientifico questo, è molto sentimentale, è una cosa molto di pancia, ragazzi. Perché se poi mettiamo giù i dati, vedete dove si trovano tutte le centrali nucleari al mondo, quanti ce ne sono state dall'inizio, insomma, della tecnologia. E gli incidenti che ci sono stati sono una percentuale talmente... Cioè, non sto dicendo è miserabile, quindi chi se ne frega se esplodiamo. Sto dicendo che non esiste proprio questa possibilità. Stiamo parlando proprio di eventi così mirati che hanno causato quel danno, che, voglio dire, sono assolutamente impossibili che si ripetano. Ecco, specialmente con la tecnologia attuale.
Perché poi anche parlando, ritornando a Chernobyl, Chernobyl non è propriamente un incidente, cioè tu sei in macchina, ti esplode il motore, ti esplode il serbatoio. Attenzione a non dire macchina... che era una cosa premeditata, perché qua... no, sto scherzando. Ma sei tu in macchina che ti dirigi volontariamente contro un muro di cemento e poi vedi quanto male ti puoi fare contro quel muro. Chernobyl è stato più o meno quello. Lo sto un attimino esagerando, però non è così esagerato come paragone. E poi anche, come aveva detto Giacomo di Entropy in un suo video di un po' di tempo fa, Chernobyl oggi non è quella landa desolata che si pensava sarebbe stata 30 anni fa. No, ma sì, sì, voglio dire, sì, sì, questo siamo d'accordo. No, perché questa è anche una misconcezione che è molto presente. Che si dice che a Chernobyl non vive niente, non vive nessuno, invece è molto più florida di quello che uno può immaginare. No, vabbè, non è un'argomentazione che amo prendere, perché in realtà a noi ce ne frega poco che dopo qualche anno è ritornata la fauna. No, quello lì ovvio, però sono tutti misconcetti che... fomentano una paura nella popolazione. Sì, è una cosa proprio perché mentale, devi sempre separare vero. Il danno dal momento, il danno sulle persone nel momento, poi il danno a 30 anni, 50 anni. Però se dici che il danno ad un giorno è uguale al danno che c'è oggi, stai anche lì mettendo. Cioè, devi analizzare bene tutto. Allora Danilo, rispondo a Danilo della chat, abbiamo già risposto alla quantità di scorie che vengono prodotte, quindi ribadiamo che per il consumo di una famiglia, Enrico diceva, sono più o meno il gommino di una matita ogni anno di scoria. E poi ce n'era un'altra domanda che mi stavano venendo fatta. Eh sì, è sempre più o meno quella. Però tra CO2 e scorie c'è un'enorme differenza tra tempo di riciclo e smaltimento. Se oggi iniziassimo a compensare la quantità di CO2, per esempio piantando alberi, e pochi anni potresti compensare la quantità emessa. Qui c'è un errore, in realtà. Qual è l'errore? Il problema è che noi abbiamo quasi raggiunto la saturazione del pianeta in termini di alberi, nel senso che non possiamo piantare tanti ancora, capiamoci, però si è calcolato che comunque non riusciremmo a eliminare abbastanza CO2 rispetto a quella che dovremmo eliminare, specialmente oggi che anche se stiamo continuando a disboscare moltissimo, comunque ci sono dei piani di riboscamento che stanno prendendo atto. Quindi non basta, non sappiamo più esattamente dove manco quasi piantarli questi alberi, capito? E non è una soluzione a lungo termine, perché mentre noi continuiamo a piantare, però la quantità di anidride carbonica che viene emessa continua ad aumentare. Quindi anche se noi, insomma, cioè, non siamo ancora riusciti a raggiungere la carbon neutrality di cui tanto aspiriamo e di cui io stesso... Insomma, mi sono fatto portavoce, ho studiato questa roba per 3 anni e mezzo nel mio dottorato, ragazzi, e purtroppo al momento la carbon neutrality è ancora lontana dal compimento. Quindi dobbiamo trovare delle fonti di energia alternative che ci permettano di emettere il meno possibile, sostanzialmente. Però ovviamente, insomma, queste sono considerazioni mie, non è il mio obiettivo. Quello che volevo fare qui oggi era più che altro cercare di levare un pochino il velo su questo argomento, evitare che se ne parlasse sempre in questa maniera così tanto di pancia e così poco scientifica, perché insomma le considerazioni le può fare chiunque. Voi potete tranquillamente dire al fine della live: oh, a me comunque non mi piace il nucleare. E va bene, però almeno avete dei dati su cui, insomma, trarre le vostre conclusioni. Potete valutare effettivamente quanto corrispondono queste emissioni, quanto corrisponda questo inquinamento effettivo. Riguardo sì, continua, prego. Se posso aggiungerti una cosa a questo. Dopo Fukushima, io sono stato in moratoria personale per il nucleare per un mese, un paio di mesi. Cioè dicevo, ma se in Giappone è successo tutto quello che è successo, è veramente una scelta consapevole quella che sto portando avanti io di essere a favore del nucleare, eccetera, eccetera? E non è stata una... non è stata una cosa che ho deciso di botto dopo 2 mesi, ok, ritorno pro al nucleare. Ma ho studiato in quei 2 mesi come erano le centrali, cosa è successo, cosa stava succedendo, eccetera, eccetera.
e anch'io che ho delle competenze ci ho messo un bel po' di tempo per ritornare a favore del nucleare. Certo, perché certo. Non è una cosa veloce. Non è una cosa facile anche da accettare. Però ho dovuto studiare come erano fatte le centrali, quello era successo, che era stato il quarto più potente terremoto della storia. Quindi non è che sia una cosa che così può succedere di nuovo subito domani. Quindi sono tutte scelte che devono essere prese consapevolmente, non dall'emotività. Certo, certo. Speriamo di avervi dato un po' di pesetti da mettere su queste famose bilance. C'era un'altra cosa che vi volevo chiedere. Più che altro vi volevo fare una considerazione mia, poi chiudiamo perché abbiamo parlato un'oretta e mezza. Più che altro devo andare a fare una live su canale di Slon dove devo parlare sempre di informazione scientifica. Oggi è... Sei impegnatissimo. Io la quarantena non esiste, la gente oggi mi ha scritto, dato che sei in quarantena non c'è un cazzo da fare, io ho fatto, cioè, sì? Vabbè, davvero, no comunque scherzi a parte, ecco il discorso era questo, io ho studiato negli ultimi 3 anni e mezzo/4 anni materiali da fonti rinnovabili, quindi principalmente plastiche, e come eliminare gli scarti industriali principalmente del petrolio, ecco. E c'è effettivamente una considerazione che molto spesso non viene fatta, cioè è vero che ad esempio la plastica ha un prezzo estremamente basso, però il prezzo che noi non paghiamo quando compriamo un qualsiasi oggetto di plastica, che ci sembra così economico, lo finiamo comunque per pagare e non ci rendiamo conto. Lo paghiamo col prezzo ambientale, ad esempio, se finisce nel mare, lo paghiamo come società, con le tasse, perché qualcuno lo deve riciclare, lo deve raccogliere e lo deve smaltire. Il riciclaggio ha un prezzo estremamente alto e gli scienziati passavano come gli stronzi della situazione quando, in tempi non sospetti, facevano notare all'industria, gli scienziati contro l'industria, pensa che plot twist, che generalmente, capito, noi siamo pagati dall'industria, gli scienziati facevano pagare volevano far pagare all'industria anche i prezzi dello smaltimento. Perché ha detto, sì, vabbè, voi producete questa cosa che è economica, ma non potete buttarcela così, e poi che cosa ne facciamo? Uh-huh. E invece, insomma, al momento le cose stanno cambiando proprio perché sta cambiando la concezione di come funzionano le cose e perché stanno mettendo delle tasse. Little Maliayar, come ti chiami, è venuto a bordo. Stanno mettendo delle tasse per equibilanciare, diciamo, questo risparmio effimero che noi abbiamo nella plastica con quello che effettivamente paghiamo. Quindi, cioè, tu produci plastica che non è riciclabile, che è difficile da smaltire, tutto quanto, paghi un surplus. Quindi vuoi produrre quel materiale che ti sembra economico, non è più economico. E con il prezzo extra che tu stai pagando allo Stato, noi ci paghiamo ovviamente lo smaltimento. Lo smaltimento. Però cosa risulta? Risulta che il consumatore riceve un prezzo più alto di quel prodotto, perché alla fine, certo, loro dovranno aumentare il prezzo. Quindi la domanda diventa la stessa. Il consumatore un giorno sarà disponibile, perché adesso siamo andando verso quella direzione, a pagare un po' di più la bottiglia di Coca-Cola fatta del materiale non riciclabile, ad esempio, però per permettere di smaltire il materiale ed evitare di inquinare gli oceani o di emettere CO2 con lo smaltimento, oppure preferirà continuare a risparmiare nel tentativo... Ci sono dei costi in tutto ciò che abbiamo, e sono nascosti. Anche se non li paghiamo subito, li pagheremo in futuro. E questo riguarda anche l'energia. L'origine dell'energia è quella che scegliamo di applicare. Quindi, alla luce di ciò, ognuno tragga le sue considerazioni e ognuno scelga, insomma, qual è quella che secondo lui gli sembra più risparmio, scrive Ernst. Ognuno sceglie quella che gli sembra più azzeccata. Scusami Barba se ti interrompo, Enrico, c'è la Silvia Cuna in chat. Oh Silvia, ciao! Che ovviamente ci dice, io sono stata a Pripyat. Ah, giusto. Giustamente.
Beh, allora voglio lasciare. Avete 5 minuti per le vostre ultime considerazioni. No, scherza. Avete qualcosa da aggiungere riguardo questa bella chiacchierata? Io in realtà non volevo chiudere, però devo scappare. Mannaggia a me. Allora, per tutti quelli che hanno altre domande, che ce le faccia, che ce le facciano in pagina. Esatto. E poi noi diamo proprio tutti i link di tutte le cose. Loro vi consiglio di seguirli. La fisica che non ti aspetti su Facebook e su YouTube. Su YouTube trovate molti video, ad esempio. Di Marco, dove vengono spiegati molti dei concetti che abbiamo visto, come se avete dubbi sulla fusione nucleare. Sì. Considerate che la stragrande maggioranza dei video che ci sono su YouTube dove si parla di nucleare, la faccia ce la metto io, certo. Ma il testo ce l'ha messo lui. Loro sono due, cioè voglio dire, è molto importante. Ci hanno messo un po' a capire che siamo due. Perché è vero che non è facile, un canale YouTube in cui uno mette tutta la faccia e l'altro e allora pensano che sulla pagina Facebook sia sempre io. No, la pagina Enrico Facebook rispondeva, invece, Enrico. Ogni tanto Enrico rispondeva dei commenti e la gente diceva, ma tu che vuoi? vabbè, lo sai la storia, no? Io che sono amico... Ticcato, benvenuto a bordo. Io che sono conosco abbastanza bene Andrea Lorenzon di Cartoni Morti, a lui continuano a scrivere complimenti a tutto il team. Lui è uno al team, tant'è che mo quando fa rispetta, cioè fa dei piccoli interventi alle fiere, lui dice ciao, sono il team di Cartoni Morti. Un ringraziamento a tutto il team di Cartoni Morti. Un salutone. E va bene, invece per la pagina Facebook sì, se ne occupa principalmente Enrico, potrei andargli a scrivere messaggi, inviare, non lo so, dick pic se vi sentite nell'umore giusto, minacce, tutto quello che vi pare, e sicuramente troverete anche là un sacco di, sì è il CUSO esattamente, ti conosco. Troverete un sacco di informazioni interessanti, però vabbè, loro hanno trattato tanto questi argomenti, ovviamente loro sono più esperti e sono il dio nucleare, si dice nuculare, quante volte te lo devo dire? Detto questo ragazzi, vi ricordo che io fra mezz'ora sono live sui social di Tlon e continuiamo a fare la nostra chiacchierata. E ringrazio ancora una volta i miei gelosi e complottistici ospiti, altamente tendenziosi, lo ricordiamo, sono pagati dai poteri forti per convincervi che il nucleare non fa male e quindi insultate. E poi noi ti daremo la tangente di gocciole la prima volta che ti vediamo. assolutamente. Clat, se vuoi vedere, non è un'intervista, è una chiacchierata barra dibattito, la trovi sia su Facebook che su Instagram, sui canali di Tlon, ma se vieni a trovarmi sulla mia pagina di Facebook, cioè di Instagram, dovrebbe uscirti il pallino in alto, è in live o quant'altro, non lo so in realtà, però adesso faccio una storia e ve lo dico. Tlon, che cacchio è un Tlon? Tlon è la casa editrice che ha pubblicato il mio libro. Chi è un Tlon? Vabbè ragazzi, ci vediamo prestissimo, grazie ancora a tutti, stat baboon e ciao ciao. Ciao 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 ciao.